Gianfranco Valenti dell'IDOS, l'Istituto di Ricerca e Documentazione, che ha curato questo dossier sull'immigrazione per il 2017, un dossier completo perché dà dei dati che riguardano sia l'andamento nazionale che quello lombardo. Partiamo con quello nazionale. Cosa è successo in questo 2017? È aumentata oppure no l'immigrazione? Nel 2017 l'immigrazione non è aumentata a livello nazionale, nel senso che ci sono stati soltanto alcuni arrivi di richiedenti asilo, 181.000, però abbiamo avuto altri 201.000 nuove naturalizzazioni di cittadini stranieri. Quindi dal punto di vista numerico, nel senso stretto del termine, praticamente non c'è stata una grande variazione rispetto al 2016. E la stessa cosa si può dire a livello lombardo, che siamo 1.130.000 presenze straniere in regione, però abbiamo avuto 54.000 naturalizzazioni. Significa acquisizione di cittadinanza? Vuol dire diventare di fatto dei cittadini a tutti gli effetti italiani. No? Quindi abbiamo un trend di crescita di nuovi cittadini e nell'ultimo decennio praticamente è quasi 1 milione di persone che in Italia hanno acquisito la cittadinanza italiana. La Lombardia ovviamente rappresenta una delle regioni più dinamiche su questo versante, in quanto c'è una maggior capacità di stabilizzazione sia a livello economico sia a livello del sistema di servizi. Un discorso che si inserisce in una questione molto dibattuta in questo periodo che riguarda gli ius soli. Ecco, alla luce di questi dati, cioè l'aumento della cittadinanza senza questa legge, uno potrebbe dire, come dicono in molti, non serve lo ius soli. Voi avete fatto un'indagine anche su questo? Allora, il discorso degli ius soli è chiaro che non va a sostituire il dispositivo attuale di acquisizione della cittadinanza che avviene di fatto dopo 10 anni di residenza e dimostrazione di reddito, eccetera. Lo ius soli diventa invece un altro dispositivo importante per quelli che sono i processi di inclusione e di integrazione sociale delle nuove generazioni. Sicuramente noi abbiamo bisogno di nuovi cittadini nel futuro, e questi cittadini devono sentirsi partecipi a pieno titolo dall'origine, se no abbiamo persone che arrivano ai 18 anni con la percezione di essere un corpo estraneo alla società in cui loro vivono. Quindi diciamo è una scelta di opportunità, quindi non si tratta di mettere in contrapposizione i due dispositivi della naturalizzazione attuale e dello ius soli. Lo ius soli diventa un'opportunità maggiore di coesione sociale del 1.300.000 circa di nati in Italia fino ad ora che potrebbero accedere a questo istituto e dall'altra parte per un futuro, visto che c'è una crescita comunque di nuovi nati, l'anno scorso erano circa 70.000 nuovi nati da coppie straniere in Italia che entrano a far parte in modo integrante nella nostra società. Senta, le ultime due questioni, a livello nazionale voi avete analizzato appunto anche gli ultimi arrivi dopo il decreto Minniti, avete constatato che effettivamente c'è stata una diminuzione? Beh, diciamo paragonando il mese di ottobre del 2016 a oggi, ottobre 2017, sono oltre 40.000 arrivi in meno rispetto all'anno scorso. E di questi anche sono 10.000 arrivi in meno di minori non accompagnati. Quindi effettivamente c'è stato un crollo degli arrivi. E se si va a vedere per esempio sul sito del Ministero dell'Interno il cruscotto che dà giornalmente conto di arrivi, si vede che c'è stato proprio un crollo degli arrivi. Avete fatto in tempo però poi a rilevare le ultime, diciamo, l'ultima tendenza che riguarda gli arrivi più che altro dalla Tunisia, cioè c'è stato un po' un cambiamento. Sì, sì. Allora c'è un arrivo dalla Tunisia, soprattutto su Lampedusa, che sta aumentando e questa diciamo è una novità, nel senso che praticamente chiudendo la Libia si apre la Tunisia. No? Però diciamo non abbiamo arrivi consistenti come l'anno scorso in ottobre dove erano addirittura 3-4.000 al giorno. No? Quindi è chiaro che c'è un cambiamento. Poi è vero che la filiera sta spostandosi sulla Spagna adesso, quindi Marocco, perché dicevo appunto dal 1600 del 2016, attualmente sono già oltre 24.000 in Spagna. Quindi vuol dire che comunque chiudendo una falla il sistema del traffico di esseri umani trova altri percorsi, più complicati, più difficili e più a rischio, perché comunque l'attraversamento del deserto attualmente comporta, almeno i dati dell'anno scorso,
dati dall'Istituto tedesco che segue le migrazioni, 15.000 morti nel deserto rispetto ai 5.300 annegati nel Mediterraneo. Per finire, tornando alla Lombardia, rispetto alle precedenti rilevazioni, qual è stata la novità di quest'anno? Cioè, il dato magari un po' diverso? La novità di quest'anno non è che si discosti molto da quell'anno scorso, cioè vuol dire che sta aumentando la componente di immigrati che diventano cittadini lombardi a tutti gli effetti, c'è una piccola ripresa a livello economico nelle grandi industrie, c'è un calo che è strutturale nella piccola e media impresa in termini di assunzioni, però c'è una crescita ulteriore invece dell'attività di lavoro autonomo da parte di cittadini stranieri, soprattutto su Milano, che praticamente ha quasi 500.000, quasi metà della popolazione lombarda straniera è sull'area milanese. Chi torna anche ai propri paesi? I rientri non sono così numerosi, c'è una mobilità di nuovi cittadini naturalizzati verso altri paesi dell'Unione Europea, quindi non so, verso la Germania, verso la Francia, verso il Belgio, che fa parte delle decine di migliaia di lombardi di fatto che sono iscritti all'AIRE e che sono andati all'estero. Quindi non è che ci siano molti rientri, c'è stato un rientro di famiglie, paesi di origine per sostenere il momento della crisi economica che attualmente si sta un po' riprendendo. E anche in questo caso il trasferimento di oltre 1 miliardo di euro verso i paesi di origine è stato anche di sostegno alle famiglie rientrate. Perché nonostante la crisi in Lombardia abbiamo sempre avuto una piccola crescita dei trasferimenti in senso generale, soprattutto da province come Bergamo o Brescia più che Milano. Milano ha avuto un po' il crollo delle rimesse dei cinesi, in termini diciamo macro. Dei richiedenti, invece avete analizzato anche le cifre dei richiedenti? I richiedenti in Lombardia rappresentano il 14% della ridistribuzione a livello nazionale e sono neanche lo 0,3% della popolazione, quindi sono una piccolissima parte di quello che è la realtà lombarda, anche se viene esagerata e esaltata questa tematica e questa problematicità che tutto sommato è gestibilissima e sostenibile.